Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. È con noi il presidente dell'Union Cadoneghe, signor Florio Zanon. Allora, meno 4 punti dall'Ardspera, tutto possibile? Beh, certo, ci sono 4 gare, quindi tutto è possibile. Anzi, ce lo auguriamo. Quindi il vostro obiettivo è dichiarato ormai? Sì, beh, credo che il campionato sia stato un campionato importante anche per la nostra società. Diciamo che qualche punto l'abbiamo dimenticato per strada. Comunque ci teniamo a far bene e speriamo bene, insomma. Ecco, ai vostri tifosi è una promessa, dovete andare su. Dobbiamo andare su, dobbiamo far bene, dobbiamo giocare un bel calcio, dobbiamo divertirci, dobbiamo essere sportivi, quindi questo chiedo al mio pubblico. Allora, l'andata fu 2-0 per il Pionca, voglia di riscatto immagino. Certo, sì, riscatto, la voglia di far bene, di riscattare questo risultato negativo che abbiamo forse anche meritatamente lasciato a Pionca, ma comunque qui in casa vorremmo essere determinanti. Sono con noi 2 giocatori dell'Union Cadoneghe, il tuo nome? Buongiorno, Contin Denis. Denis Contin e? Buongiorno, Spolore Alessandro. Allora, nelle ultime 7 gare solo una sconfitta, voglia di far bene immagino? Voglia di andare a prendere i primi, diciamo che il campionato è un campionato difficile. L'Ardspera è una squadra molto forte, ben organizzata, però noi ci crediamo fino alla fine. Ecco, a Contin chiediamo un pronostico per oggi. Noi sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare, dobbiamo vincere e cercheremo di vincere. La squadra è al completo? La squadra è al completo, sì. Quindi dobbiamo puntare a vincere, per forza. 3 punti d'obbligo? Per forza. Noi siamo obbligati a vincere tutte fino alla fine. E sappiamo che incontriamo una buona squadra forte, e poi comunque un derby, i derby sono sempre difficili e cerchiamo di far bene. È con noi Giovanni Mazzon, presidente del Pionca. Allora, un girone di ritorno strepitoso, 9 vittorie, un pareggio, anzi 2, e una sconfitta proprio domenica scorsa. Come mai? Beh, diciamo che una sconfitta dopo 9 vittorie ci può anche stare. Diciamo che tutto sommato ci sono delle situazioni dove magari certi cali di tensione possono venire, anche se posso dire che comunque la concentrazione e la volontà dei ragazzi c'era. Abbiamo incontrato una squadra che effettivamente dopo 9 incontri ci ha messo in difficoltà, quindi ha meritato di vincere. Ecco, siamo quinti in classifica, ci credete ancora nei play-off? Beh, dopo aver raggiunto questa posizione sarebbe sciocco non poterci credere, per cui ci giocheremo le ultime 4 partite, quelle che mancano, anche se abbiamo le prime in classifica da affrontare, quindi ci diranno anche se meritiamo questa posizione o no. Quindi il pronostico per oggi? Difficile fare pronostici, dico da presidente del Pionca, mi auguro che vinciamo. Sostanzialmente credo sia una partita molto difficile. Matteo De Marchi, centrocampista del Pionca. Allora, da qui alla fine dovete incontrare le prime della classe, Cadoneghe, Galliera, Ardspera. Cercheremo di dare il meglio per riuscire a dargli il filo da torcere fino alla fine. Tu e i tuoi ragazzi credete ancora nella possibilità di giocarvi i play-off? Diciamo di sì, cercheremo oggi di dare il massimo per riuscire a far contenta la società e anche noi stessi. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza, la copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 16 83. La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati S.P.A. Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio dallo stadio comunale di Cadoneghe. Nel girone M di seconda categoria si gioca la 27esima giornata di campionato, di fronte Union Cadoneghe e Pionca.
A 4 giornate dal termine il Cadoneghe è in secondo in classifica, quinto il Pionca. Entrambe alla ricerca di punti pesanti per giocarsi i play-off. Cielo sereno, temperatura primaverile quasi estiva, campo in buone condizioni. Le formazioni. Union Cadoneghe in casacca rosso-blu. Volpato, Vettore, Amianti. Rossato, Spolaore, Buffa. Tacchetto, Grigio, Schiavon, Tuccella, Zorzetto. A disposizione di mister Pierpaolo Rossi, Parpaiola, Schiavon, Gurian, Stolnico, Bonello, Contin, Parpaiola. Pionca, in completo bianco. Dolcetta, Barutta, Giacomin, Callegaro, Pagin, Simonato, Agostini, Fiorenzato, Masiero, Maddalozzo, Scarani. A disposizione del mister Francesco Molinari, Agostini, Cacco, Longato, Cucchi, Brocco, De Marchi. Dirige l'incontro il signor Schioppa della sezione AIA di Mestre. Cross lungo di Tuccella per Schiavon, fuori il suo sinistro di collo pieno. Locali in avanti, Zorzetto per Riccardo Schiavon che si accentra per la rasoiata a fil di palo il suo sinistro. Ribaltamento di fronte, lungo lancio per Masiero, controllo di petto, poi Volpato fa sua la sfera. Tacchetto in fascia sinistra, sul secondo palo il suo cross, ottimo Tuccella nel colpire, Dolcetta c'è. Duetano bene Schiavone e Tuccella, palla buona per Rossato che piazza il suo destro, ma Dolcetta si supera di piede. Dai 25 metri il sinistro di Tuccella è indirizzato sul 7, spettacolare Dolcetta con la mano destra. Senza un secondo di recupero finisce il primo tempo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Il primo tiro dopo il riposo è di Zorzetto, centrale. Ventesimo, Grigio di destro cerca di sorprendere Dolcetta, solo a lato. Spinge sulla sinistra il Pionca, Masiero con azione personale arriva al tiro ma Volpato è reattivo. Maddalozzo prova il suo sinistro dalla distanza, manca la mira. Un minuto dopo il Pionca usufruisce di un calcio di punizione. Il sinistro di Maddalozzo si infila sotto la traversa, Pionca in vantaggio. Mancano 15 minuti ma non c'è la reazione del Cadoneghe e al 93esimo arriva il triplice fischio finale. Union Cadoneghe 0, Pionca 1. Pagin Prefabbricati S.p.A. è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati S.p.A. a Reschigliano di Capodarsico, Padova, telefono 049 55 64 355.